1831, Ciro ha 7 anni, badate bene, 7 anni, ma si è dovuto confessare. Maria, la moglie, scrive: Ciro sta benone e chiede la santa benedizione. Il direttore spirituale: sei contento di lui? E a Dio piacendo, il giorno dell'assunta farà la sua prima confessione dal nostro padre curato che lo vuole superintendente. A 7 anni si confessa, nella lettera Maria gli dice quale era stata la penitenza, e un po' dopo risponde. Belli risponde alla moglie: ho riso assai, ho fatto ridere la famiglia Roberti sulle 3 Ave Maria a te e 10 Ave Maria a Ciro. Il prete le ha dato 3 Ave Maria alla madre, alla moglie, e 10 Ave Maria a Ciro. Ma che caspita aveva fatto sta creatura a 7 anni per meritarsi il triplo della penitenza della madre? Bisogna senza dubbio convenire nel tuo pensiero che il nostro nuovo penitente ne avesse un carro a 4 cavalli. Se va avanti con questa lavorazione, a 20 anni non avrà più che il tempo di fare penitenza, e non dovrà fare altro che penitenza. Mi viene voglia di raccontare la mia esperienza. Io feci la prima comunione a 6 anni, e per fare la prima comunione mi dovetti confessare. E mi ricordo che quando mi confessai, ma che sto, che gli racconto? Ma che è il peccato? Lo dico con estrema lucidità. Boh, e di che mi devo pentire, accusare? Non riuscii a dire nulla. E lui mi fece dire delle cose spaventose. E vabbè.